Siamo per concludere la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Sono stati giorni pienissimi di iniziative di tutti i tipi, cioè dalle relazioni al tanto tempo che i laboratori, i gruppi di studio ci sono stati concessi per ascoltarci, proporre, tirare fuori idee, dibattere, alle piazze della democrazia, cioè degli eventi pubblici che hanno coinvolto anche tutti i cittadini che volevano, chi arrivava da fuori, non solo i delegati delle diocesi, ai concerti la sera, alle opere d'arte messe in evidenza, alle buone pratiche negli stand che tantissime diocesi hanno portato. La democrazia, la partecipazione, è qualcosa di cui prendiamo sempre più consapevolezza, che non si trasmette quasi automaticamente, ma è necessario coltivarla. È necessario educarsi ad essa, è necessario curarla come si fa con i piccoli che si fanno crescere lentamente e si portano a maturazione, per cui soprattutto i giovani hanno bisogno maggiormente di essere ascoltati e rieducati a qualche cosa che magari noi abbiamo ricevuto decenni fa dai genitori che hanno creato in Italia la democrazia repubblicana. Ma poi tutto questo appunto deve passare veramente di generazione in generazione, da cuore a cuore, da mente a mente, da fratello a sorella. Tutto questo dunque ci impegna come cattolici perché abbiamo a cuore la cittadinanza, abbiamo a cuore le sorti dei territori che abitiamo, delle città nelle quali viviamo. Il Comitato sta raccogliendo adesso, aspettando ancora la parola del Santo Padre domani, sta raccogliendo tutto l'enorme materiale che è venuto fuori da questi 3-4 giorni e lo rielaborerà e ce lo riconsegnerà in settembre prossimo. Da quel momento i cammini diocesani cercheranno di appropriarsi, lo faremo anche noi per la nostra diocesi, forse anche per la nostra regione siciliana, e raccoglieremo questi risultati. E insieme ne discuteremo, dibatteremo, cercheremo di capire in che misura potremo far frutto e tesoro delle cose, delle idee che abbiamo qui dibattuto, dalle cose che abbiamo imparato dagli scambi, dalla fraternità, dagli incontri con gli altri, dalle cose sentite. Comunque è una gran bella esperienza dalla quale ringrazio il Comitato Nazionale, la Conferenza Episcopale Italiana e poi tutti quelli che hanno partecipato alla buona riuscita.